Un convegno e uno stage sul tema della sicurezza personale all'Università di Teramo permetterà di conoscere gli strumenti più utili a tutte le fasce di cittadini contro i tentativi di aggressione. L'iniziativa è dell'Associazione Delta Defense, che intende così aiutare in questo percorso non solo le donne vittime di violenza, ma anche i bambini vittime di bullismo, fino agli anziani spesso vittime di tentativi di furti, truffe e borseggi. Uniti contro la violenza. La violenza non solo contro le donne, ma contro tutte le fasce più deboli. Sì, la nostra associazione si occupa di difesa personale a 360 gradi da diversi anni. Purtroppo le cronache locali, ma non solo, anche quelle nazionali, ricorrono spesso in segnalazioni di antibullismo, stalking e quant'altro. Quindi confinare un discorso di violenza solo alle donne alla fine diventa riduttivo. E spesso poi la tematica viene abbandonata. Cosa fate concretamente? Concretamente, oltre a un convegno, che spesso può sembrare riduttivo perché si tende a riassumere le famose chiacchiere, in realtà parteciperanno delle figure che si occupano proprio di violenza a 360 gradi, ci sono dei generali dei carabinieri, della Guardia di Finanza, l'eurodeputata al Parlamento europeo, e contestualmente si terrà uno stage di difesa personale nei locali dell'università e proseguirà poi questo stage presso il parcheggio coperto dell'ospedale Mazzini di Teramo, proprio per rendere quanto più verosimile un'aggressione, quindi contestualizzarlo in uno scenario realistico. Allora, per stare sulla cronaca, sì. Tante sono adesso le aggressioni tra i ragazzi minori, sì. Come fare a prevenire? Innanzitutto una campagna di sensibilizzazione, ma a parte che i ragazzi spesso si sentono abbandonati, perché chi subisce un atto di bullismo a chi si rivolge? Al genitore? Purtroppo spesso le famiglie sono mancanti, alle scuole? Le scuole spesso non amano affrontare il problema, non vuole essere una polemica, ma ci sono stati vari episodi che sono passati silenti, quando invece magari una scuola avrebbe dovuto prendere perlomeno una posizione in merito.